Ciao a tutti e ben ritrovati, sono sempre Ferdinando Traversa e siamo giunti al secondo video dei debiti ibride di Ferdi. Se vi siete persi il primo potete recuperarlo guardando il link qui sotto. Oggi vedremo cosa possiamo fare praticamente su Wikipedia, durante la quarantena o magari quando tranquillamente abbiamo un po' di tempo libero. Come ho detto nello scorso video, Wikipedia è modificabile da parte di tutti, purché se ne rispettino le regole. In particolare, Wikipedia ha 5 pilastri e numerose altre linee guida. Ma, per incominciare subito a modificare, ci serve tenere a mente due cose molto importanti. Wikipedia si basa sulle fonti attendibili, primo. Wikipedia ha un punto di vista neutrale, oggettivo e mai enfatico. Cosa viene più facilmente in mente quando si pensa a editare Wikipedia? Certamente modificare una delle voci dell'enciclopedia. E forse la cosa più semplice da fare, ma non ci avrete mai pensato. Basta cliccare la linguetta modifica in alto a destra presente su ogni voce. Subito davanti a voi si aprirà il Visual Editor, la nuova interfaccia di modifica più semplificata rispetto a quella tradizionale adoperata dai wikipediani, che è stata proprio creata per semplificare la contribuzione ai progetti. Da qui è semplice, molto semplice, fare correzioni, aggiunte, magari correggere l'ortografia del testo o aggiungere informazioni sempre con le opportune fonti. Le fonti si aggiungono come note, cliccando sul tasto cita e poi selezionando la tipologia di nota che vogliamo inserire. Le modifiche, quando avete terminato di fare tutte le modifiche necessarie alla pagina, si salvano cliccando su Pubblica modifiche e inserendo nel campo oggetto una descrizione di quanto è stato fatto. Un'altra cosa interessante da fare potrebbe essere anche tradurre una voce da un'edizione di Wikipedia in un'altra lingua, tramite l'ottimo strumento di traduzione, accessibile al link qui sotto. Su Wikipedia però c'è molto altro da fare. Partiamo dal cosiddetto lavoro sporco. Sono delle serie di operazioni, spesso lunghe e magari un po' noiose, ma fondamentali per il bene dell'enciclopedia. Tra queste, per esempio, abbiamo gli abbozzi da integrare, cioè delle voci brevi da ampliare con nuove informazioni, ovviamente sempre con le opportune fonti. Voci da controllare perché non sono neutrali, cioè non sono oggettive e sono magari enfatiche. Voci da controllare per gli errori ortografici, voci da verificare perché probabilmente non enciclopediche e quindi non adatte a Wikipedia perché non rilevanti, o altre voci che non rispettino le convenzioni di Wikipedia. Un'altra cosa che possiamo fare da subito senza neanche conoscere le policy di Wikipedia è correggere gli errori ortografici e migliorare la forma e lo stile delle voci. Basta visitare il portale comunità accedendo dalla barra a sinistra e cliccare subito su correggere. Da qui potremo navigare nella categoria, cioè nella lista di voci che presentano errori ortografici e sono state segnalate proprio dagli altri utenti, e possiamo subito correggerle nella forma e nell'ortografia. Non vi sentite ancora soddisfatti? Se avete finito col lavoro sporco e siete un po' curiosi, potete fare anche un'altra cosa. Premendo su una voce a caso vi apparirà una voce, appunto a caso, selezionata in modo randomico tra tutte le voci dell'enciclopedia, nella quale potrete trovare errori, informazioni da ampliare, da correggere. Potete rivisitarla e rimaneggiarla se non la riterrete ovviamente adatta. Ne volete ancora cose da fare? Cliccando su Ultime modifiche vedrete scorrere davanti a voi tutte le ultime modifiche effettuate nel momento in cui avete cliccato su Ultime modifiche su Wikipedia. Cliccando su Diff, accanto all'indicazione della modifica, potrete visualizzare proprio che cosa è stato cambiato nel particolare e magari potrete anche scoprire che quella modifica non è altro che un vandalismo. Ma cos'è un vandalismo? Un vandalismo è una modifica vandalica, appunto, effettuata con lo scopo di danneggiare Wikipedia invece di costruire qualcosa di bello. Magari si inseriscono insulti, magari si inseriscono lettere o parole a caso o addirittura informazioni false. Wikipedia infatti non ha un sistema di verifica o di controllo di qualità sulle informazioni inserite. Sono gli utenti stessi volontari che sorvegliano le modifiche, le ultime modifiche effettuate, allo scopo magari di trovare dei vandalismi e poi prontamente annullarli premendo il tasto annulla. Ti senti anche tu pronto per controllare le ultime modifiche, correggere informazioni, magari scovare qualche vandalo? Allora puoi diventare un patroller come tutti gli altri e andare a caccia di vandalismi. Se invece vi sentite in vena di chiacchiere,
date un'occhiata al bar di Wikipedia. Si accede dal tasto bar, sempre nella barra a sinistra. Se siete appassionati di un determinato argomento, invece, potete visitare la pagina Wikipedia 2. Bar tematici e visualizzare la lista dei bar collegati ai progetti tematici e discutere quindi delle voci riguardanti un determinato argomento con altri utenti appassionati o interessati e prendere, appunto, col metodo del consenso, le decisioni. Se avete poi un altro po' di tempo libero, quello che vi consiglio è di dare un'occhiata al resto delle linee guida e ai pilastri che compongono l'enciclopedia. Più farete modifiche, più diventerete esperti. È così che funziona su Wikipedia. Più potrete cimentarvi in diverse tipologie di lavoro sporco. Siete pronti? Andiamo tutti a lavorare su Wikipedia. E mi raccomando, una cosa importante. Non provate a sfruttare Wikipedia per finalità personali, magari inserendo la vostra voce, e non provate neanche a rovinare e distruggere l'enciclopedia, perché se si danneggia Wikipedia, bene il patrimonio comune, si danneggiano tutti. E poi, al 90%, la vostra modifica viene annullata da un altro utente. Inoltre, la responsabilità civile e penale delle modifiche che fate su Wikipedia rimane vostra. Eventuali insulti, diffamazioni o violazioni di copyright e copia e incolla vari vanno evitati in ogni modo. Specialmente le violazioni di copyright vanno evitate perché Wikipedia è rilasciata sotto licenza libera. Quindi anche copiando da un altro sito non si rispetta quella che è la Creative Commons attribuzione condivide allo stesso modo. Per oggi abbiamo finito. Un abbraccio, virtuale sempre, mi raccomando, dal vostro Ferdi. Ci vediamo nel prossimo video. Questo video vi arriva grazie a Wikimedia Italia, associazione che dal 2005 si occupa di promuovere e diffondere la cultura libera in tutte le sue forme. In particolare, in qualità di capitolo ufficiale di Wikimedia Foundation, si occupa della diffusione di Wikipedia e dei suoi progetti fratelli. Infatti, non esiste solo Wikipedia. Esistono anche numerosi progetti fratelli, come Wiktionary, o, in italiano, Wikizionario, che si occupa delle definizioni delle parole in tutte le lingue, costituendo un dizionario libero, sempre rilasciato, ricordo, sotto licenza libera e gratuito. Un ottimo modo per divertirsi e aiutare la cultura libera può essere andare ad inserire qualche parola esistente, o con le relative fonti, o correggere qualche definizione.